significa un giorno di luna piena. Ogni giorno di luna piena che si verifica, le 12 o 13 lune piene che accadono in un anno, ognuna di esse ha una qualità diversa. La maggior parte delle persone oggi, vivendo in città, non conoscono che fase lunare sia in questo momento? L'hanno completamente dimenticato. Oggi è un giorno di luna nuova. Non guardare su. Non c'è luna oggi. Perché oggi è un giorno di luna nuova. Oppure un... In America lo chiamano giorno senza luna. Molto letterale. Quale fase lunare sia? La maggior parte delle persone non lo sa oggi. Perché luci abbaglianti, rumori, questo e quello. Nessuno presta attenzione né al cielo né al proprio corpo. Se guardi il cielo, di sicuro lo puoi sapere. Oppure, se chiudi gli occhi e osservi il tuo sistema, puoi sapere che fase lunare è. Perché a ogni fase lunare, il sistema umano di conseguenza si comporta in modo leggermente diverso. Questo lo sai, che in un giorno di luna piena, e in un giorno di luna nuova, se fossi un marinaio sapresti di sicuro cosa succede intorno a te, perché gli stessi oceani si innalzano in questo giorno. È un'enorme massa d'acqua, si innalza. Se osservi questo pianeta in quanto corpo, questo corpo di acqua che chiamiamo oceano, Copre oltre il 70% della terra o dell'aria. Allo stesso modo, se osservi questo corpo, anche qui più del 70% è acqua. Non per caso, è la progettazione. Quindi, se gli stessi oceani si innalzano, pensi che l'acqua nel tuo corpo non si innalzi? L'acqua nell'oceano è carica di sale. Sale non significa solo il sale che usiamo, una varietà di cose di cui facciamo esperienza in quanto sale. Ma le acque qui hanno una miscela più complessa. Questo è un brodo più complesso del brodo oceanico. Che tu abbia fatto un ottimo brodo di te stesso oppure un pessimo brodo, dipende. Ma è comunque un brodo molto complesso. Lì solo l'acqua salata si innalza. Da lì navi andranno, verranno lanciate molte cose, accadranno varie cose. La vita nell'oceano cambia in modo piuttosto drammatico in questo giorno e nel giorno di luna piena. Lo stesso sta accadendo qui. Ma, non essendo marinai, marinaio significa qualcuno che vuole andare da qualche parte, sai. Marinaio significa qualcuno che anela sempre ad andare in un posto nuovo. Quindi, se sei un ricercatore spirituale, sei come un marinaio, vuoi sempre andare in un posto nuovo. Non perché questo posto sia brutto. Ma vogliamo andare in un posto nuovo dentro di noi. Comprendiamo. Siamo abbastanza maturi da sapere, se mi sposto da questo posto a un altro posto geograficamente, non cambierà veramente la mia vita. Quindi abbiamo capito che dobbiamo andare in un posto nuovo dentro di noi. Quindi, in un certo senso, sei un marinaio. Se sei un marinaio, il giorno di luna piena e il giorno di luna nuova sono molto significativi per te. Stai aspettando che questo accada. Quello è un giorno in cui vorresti varare la tua nuova nave. Quindi, parlami significa che è un giorno in cui puoi varare delle cose dentro di te. Esiste un intero sistema di yoga che è calibrato per i cicli lunari e i cicli solari, in modo che uno possa fare uso di questo sistema, che uno possa fare uso dell'aiuto della natura. Come dicevo, tra le 12-13 lune piene che accadono, sono di qualità diversa. Di conseguenza sono state identificate. Credo che in Cina abbiano un certo significato, no? Probabilmente in Giappone luna d'agosto. Avete qualche significato per la luna d'agosto? C'è? Qualunque sia il significato, non so. Ma essenzialmente, la luna piena che viene subito dopo il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno hanno un certo significato. Questa volta Guru Purnima è la seconda luna piena, non la prima, a causa di alcuni calcoli astronomici è stato spostato alla seconda luna piena, altrimenti è sempre la prima luna piena dopo il solstizio. La prima luna piena dopo il solstizio d'inverno è chiamata Dania Parnavi, che viene considerato un giorno di adempimento e nel Tamil Nadu viene celebrato come Taiposam, così? No? Arriva poco dopo. Ok. Si chiama Danya Parnami e viene celebrata in modi diversi, ma essenzialmente significa il giorno dell'adempimento. Quindi questo Guru Purnima, questo Purnima, o questa luna piena dopo il solstizio d'estate. Storicamente e anche in termini di disposizione celeste delle cose, è significativa, perché Adi Yogi scelse di diventare un Adi Guru. Il primo Yogi decise di diventare il primo guru oltre 15.000 anni fa, in questo giorno, che viene chiamato Guru Purnima. È la nascita del primo guru. E questo è il giorno in cui lui ha fornito, o ha iniziato a trasmettere, il messaggio più significativo all'umanità, che non era mai stato prima. Cioè, fece realizzare loro che se hai la volontà di sforzarti, tutte le limitazioni che la natura ha posto su di te, le puoi superare, puoi evolvere oltre i tuoi limiti attuali, se solo hai la volontà di impegnarti e di fare le cose necessarie dentro di te. Fino ad allora, e ancora oggi in gran parte, la maggior parte delle persone crede che è così che sono fatto. Questa è la volontà di Dio o l'errore di mio padre. Ma è così che sono fatto, non posso farci niente. In questo giorno, Adi Yogi presentò questa possibilità all'umanità e disse, se avete la volontà di sforzarvi, vi darò una scienza attraverso la quale potete andare oltre tutte le limitazioni che sono considerate limitazioni umane. Anche oggi, quando le persone usano la parola umano, il più delle volte, quando le persone usano la parola umano, non parlano dell'immensità di essere umano, del potere di essere umano, della possibilità di essere umano, parlano delle limitazioni di essere umano. Quando qualcuno dice, oh, sono solo umano, stanno parlando di come sono limitato. Molto raramente qualcuno si riferisce a sono umano come una grande possibilità. Perché la maggior parte delle persone crede che per volontà di Dio o per un errore dei miei genitori sono così. E questo è tutto ciò che posso fare. Se fai esperienza di una rinascita, se rendi possibile una rinascita per te stesso, naturalmente il tuo lavoro più importante sarà quello di assicurarti che il mondo intero sappia che se hanno la volontà di sforzarsi, possono superare tutte le limitazioni create da se stessi, create dalla loro genetica creati persino imposte dalla natura. Anche quelle limitazioni puoi superare. Le limitazioni della vita e della morte, uno le può superare se ha la volontà di sforzarsi per questo. Quindi in questo giorno, che viene chiamato Guru Purnima, questo messaggio fu consegnato. Quindi è molto, molto significativo, perché questo ha reso la vita umana una possibilità, una possibilità senza limiti, anziché essere una specie di trappola, di essere un ulteriore tipo di creatura sul pianeta. Quindi dobbiamo celebrare questo evento.